oggi l'installazione che ti faccio vedere a San Zenone è vicino a casa, per cui riesco a farti vedere i vari passaggi e gli step di lavorazione. In questa situazione siamo in presenza di una vecchissima caldaia a gasolio, anche un bollitore a legna per produrre l'acqua sanitaria, però quello che succede spesso è che con questi due sistemi le persone non riescono a scaldarsi, quindi sopra ci sono addirittura due stufe a pellet per riscaldare questa casa degli anni 70. I ragazzi sono arrivati prima di me, hanno già iniziato i lavori di smaltimento, hanno già tolto il bruciatore a gasolio, hanno già staccato il bollitore a legna. Ti faccio vedere come negli anni 70 facevano i lavori con vecchie tubazioni a vista. Prima eri con me in sala termica e ti ho detto che ti avrei fatto vedere le varie linee di riscaldamento. Allora, negli anni 70 utilizzavano fare anche delle linee, come in questo caso in piani interrati, dove dalla centrale termica, che è al di là di questo muro, partono tutte le linee di riscaldamento di acqua sanitaria. E come vedi, questi due tubetti vanno su per l'acqua sanitaria, mentre questi corrono il vario perimetro della stanza, dell'interrato, per arrivare poi, qui probabilmente sopra c'è un termo, poi la linea continua, qui si divide e va su in un altro termo. Questa è la divisione di prima, quindi negli anni 70-80, quando il gasolio costava poco, scaldare case del genere era possibile anche con impianti poco isolati di questo tipo, perché le calorie prodotte da una caldaia a gasolio sono molto superiori rispetto a un metano, un GPL, e quindi anche con isolamenti scarsi si riuscivano a scaldare anche gli ambienti. Poi ti faccio vedere che popò di termosifoni ci sono su case di questo tipo. Ecco perché in situazioni di questo genere l'unico sistema che può dare caldo e può sopperire a problematiche strutturali ed impiantistiche sono caldaie a legna o caldaie a pellet, proprio perché partono con una temperatura molto alta. I termosifoni hanno bisogno di temperature altissime per poi riscaldare l'aria nell'ambiente, e anche cosa che sarebbe impossibile con una caldaia a metano anche a condensazione, perché questi due fattori andrebbero ad inficiare il lavoro di una caldaia di questo tipo. Questa è la casa vista da fuori, come ti rendi conto anche dalla struttura è una casa fine anni 70 con infissi nuovi, sì, però senza isolamento e con tutte le problematiche di riscaldamento per questa tipologia di casa. Qua vedi quattro pannelli solari maggiorati che poi installeranno i ragazzi sulla falda, collegati alla caldaia a pellet e anche al bollitore. In questi casi è sempre più importante avere gli impianti solari termici, perché danno un notevole aiuto nel periodo invernale per il preriscaldamento sia dell'acqua sanitaria che dell'acqua di riscaldamento. I ragazzi hanno appena terminato di svuotare l'intero impianto di riscaldamento. Quanti litri teneva la caldaia più o meno? La caldaia 200. Oltre a tutti i litri nell'impianto di riscaldamento. Ti dico solo che sono 20 minuti che aspirano acqua con l'aspira liquidi. I tubi sono appena stati tagliati e adesso provvediamo alla rimozione della caldaia vecchia. Fasi di rimozione caldaia e la caldaia ancora acqua all'interno. Così vedi la sala termica come è presa adesso. Questo è un vecchio basamento di mattoni. Trascorse un paio d'ore, sono le 11:30, Eric ha già coordinato bene i lavori di idraulica e di muratura. Niente, abbiamo tolto dietro la caldaia che c'era prima, abbiamo fatto un basamento, abbiamo dovuto togliere il vecchio basamento che c'era della vecchia caldaia e fare una spianata con il cemento, dopo dovrà asciugarsi e vabbè, in modo che la caldaia possa posare e rimanere lì.